Associazioni datoriali e sindacati si uniscono per avvicinare domanda e offerta di lavoro. Oggi nella sede della Confindustria Pesaro Urbino è nato il tavolo per la promozione dell'occupabilità, un protocollo siglato da Confindustria, CGIL, CISL, UIL, CIA, Confapi e Confesercenti per agevolare le politiche del lavoro di concerto con le direttive della regione. Un accordo che fu avviato da Mauro Papalini e che poi si arenò sugli ostacoli della pandemia, accordo che oggi trova concretezza con Alessandra Baroncani, nuova presidente e portavoce del G10, gruppo che rappresenta tutte le associazioni di categoria pesaresi. Stare insieme fra le associazioni datoriali e quelle dei lavoratori ed è una cosa secondo me molto importante, definirei quasi storica, ma no, metterci insieme per lavorare insieme e per raggiungere degli obiettivi e poter cogliere tutte le opportunità che ci sono sul mercato. Questo tavolo che opererà, come abbiamo detto adesso, soprattutto sull'occupabilità e quindi sulla formazione dei lavoratori, che sia attinente con quella che poi è la ricerca delle imprese del nostro territorio, perché altrimenti è inutile formarli su qualcosa, no? E collaborare con la regione sicuramente assolutamente, non voler non prevaricare, ma pensiamo di poter essere un supporto perché possiamo raccogliere dal nostro territorio provinciale quelle che sono le esigenze delle imprese e dei lavoratori e anche suggerire magari dei corsi per i quali possiamo tenere dei bandi, no? E mettere insieme tutte le associazioni, magari se noi da soli ne abbiamo 5, ma se siamo tutti insieme ne abbiamo 20, il bando si può fare. Diciamo, deve diventare l'occasione per far sì che dal territorio in qualche modo si elaborino delle proposte, anche delle come posso dire, proposte di azione, appunto, da poi dare ovviamente alla regione nei luoghi in cui per legge sono deputati appunto a dare delle risposte, a fare delle politiche, in questo caso per la formazione e per l'occupazione. Un lavoro che dobbiamo riprendere perché negli anni passati è stato fatto, poi è stato interrotto per vari motivi dobbiamo sicuramente, cioè è un protocollo che ci aiuta a mettere insieme le parti sociali, quindi a coordinare le varie esigenze, le varie conoscenze che abbiamo per aiutare poi le persone sul territorio a trovare, no? A riuscire a trovare lavoro e ad essere idonee, diciamo, ad un lavoro. Per noi è un protocollo veramente importante, è il primo protocollo che sottoscriviamo da anni su questo territorio condiviso con tutte le associazioni datoriali, per cui ha una valenza per noi veramente di estrema rilevanza, appunto perché mette insieme i soggetti che sul territorio si occupano di lavoro, si occupano di sviluppo e danno per cui un'impronta anche di condivisione, di unione su un territorio che deve essere coeso per poter avere uno sviluppo futuro.